10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Auguri, auguri affettuosi da Rosanna Vaudetti e da Giulio Marchetti. Questi giochi sotto l'albero che l'anno scorso vi presentammo, scusate, da Cortina d'Ampezzo, vi giungono questa volta da Aylmore, centro di sport invernali nel nord della Scozia. Vedete le squadre che stanno eseguendo una danza scozzese e sono precisamente per la Gran Bretagna Aylmore, per l'Italia Courmayeur, per il Belgio Volvic Saint-Pierre e per l'Olanda la squadra di campioni olimpionici olandesi. Ne avete sentito la voce ed ora è sui posti. Ed ora è Stuart Hall che introduce le due graziose vallette che staranno vicino al tabellone e presenta Gennaro Olivieri. Questo è Gennaro Olivieri, il nostro simpatico amico con l'immancabile fischietto e il cronometro. Che cosa ne pensi di questo centro di sportivo invernale? Andiamo avanti con il primo gioco. A te, Rosanna. Il primo gioco, naturalmente, vede come protagonista un personaggio che ha molto da fare in questo periodo, il postino. Ciascun postino ha un monopattino su cui corre da Papà Natale, prende un pacco e lo consegna a una ragazza in attesa sulla porta di casa. I pacchi da recuperare sono 6. Il gioco si effettua in 2 manche. I postini che si alternano in questo faticoso lavoro sono 4. La ragazza ad attenderli sulla porta. E naturalmente il caposquadra nelle vesti di Papà Natale. Partita la prima manche, vi prendono parte la squadra di Volvic Saint-Pierre e la squadra di Aylmore. Sono dati dal caposquadra, primo cascatone per il concorrente di Aylmore, mentre il concorrente di Volvic Saint-Pierre ha già consegnato il primo pacco alla ragazza. Vedete, una porta di casa, insomma, sui generis, si vedono dietro infatti gli alberi di Natale e come vedete anche la neve un pochino sui generis, non ce n'era tante, quindi è stata un po' aiutata artificialmente. Intanto il gioco procede, il postino di Aylmore, questo è un altro, non è quello che ha fatto il cascatone, che consegna il secondo pacco. Il pubblico è indirizzito dal freddo, si scalda e scalda naturalmente anche i concorrenti incitandoli. Vedete delle ragazze con il tradizionale kilt che portano i cartelli con scritto Aylmore, 3 pacchi per Volvic Saint-Pierre. E questo è il postino di Volvic Saint-Pierre che percorre questa breve collinetta e ha recuperato un altro pacco incartato con le festose carte che si addicono a questi pacchi pieni di cose buone. 4 pacchi per Volvic Saint-Pierre e 3 pacchi per Aylmore. Ci troviamo nello spazio subito adiacente al Palazzo del Ghiaccio di Aylmore. Il Palazzo del Ghiaccio
dove si svolgeranno ben 6 giochi. E il concorrente di Evio vuole guardato in questo momento 5 pacchi recuperati per... Ed questo è l'ultimo pacco, i pacchi in tutto sono 6. Ha perduto il pacco adesso. Questa neve, come vi ripeto, era un pochino sui generi, secondi fa un pochino fatica per rintracciarlo. 6 pacchi per Aviumor, 6 pacchi per Vulvis e Pierre, ma il tempo sarà preso quando la porta è chiusa e quindi per poco, un secondo, pensiamo, Aviumor è riuscita a battere Vulvis e Pierre. Guardate i bambini, quanti bambini che fanno tifo, come del resto tanti bambini faranno tifo per questi concorrenti in questo momento dalle case. And back at the ice and snow of the Aviemore Sports Centre. E il giudice italiano e il giudice inglese che portano a Gennaro Olivieri i risultati. Gennaro sghignazza perché immagina che Stewart sia in ansia di sapere se veramente Aviemore si è aggiudicata la prima manche e dagli applausi. 2 minuti e 9 secondi per Aviemore e per Vulvis Saint-Pierre. 2 minuti e 10 secondi, quindi proprio esattamente per un secondo Aviemore si è aggiudicata questa prima manche. E nella seconda manche vedremo i nostri ragazzi di Courmayeur e la squadra di campioni olimpionici olandesi, che è composta da Jan Bolz, Pieter van der Lanza, Jan Jans e Erika Tempesta. Il caposquadra è di Peters, ma veniamo ai ragazzi di Courmayeur. La ragazza è Emanuela Palazzoli, sono i postini Ricky Campisi, Luigi Broglia, Fulvio Corri e il capitano è Rosario Oriana. Un pacco intanto è arrivato a Erika Tempstra e un pacco anche a Emanuela Palazzoli. Certo non è la neve di Courmayeur questa e quindi i nostri ragazzi non è che si trovino proprio a loro agio. 2 pacchi ed era Jan Jansen che sta cercando di recuperare il suo monopattino. Ah, Jan Jansen dalla bicicletta al monopattino, che differenza, vero? E il concorrente vedete sulla sinistra di Courmayeur che stava prendendo il pacco e di nuovo Jan Jansen, riconoscibile dai suoi occhiali, che consegna il terzo pacchetto. Sono molto veloci, questa seconda manche ci sembra particolarmente veloce. 4 pacchi per l'Olanda e 3 pacchi ancora per Courmayeur. Era occupato il nostro povero concorrente a cercare il pacco smarrito tra questa neve, come vi abbiamo detto, del tutto particolare. E intanto la squadra olandese sta procedendo a gonfie vele. È sempre concorrente olandese in quadrato, Jan Jansen. 4 pacchi per Courmayeur, 6 pacchi invece per la squadra di campioni olandese. Chiusa la porta e l'Olanda ha già finito. E 5 per Courmayeur. Ancora uno in arrivo. Postino svelto, ecco che Rosario Oriana ha consegnato il pacco, il pubblico fa tifo per i nostri simpatici ragazzi che si sono guadagnati la simpatia, vedete che con che disinvoltura ha lasciato il monopattino e se lo trascina dietro. A mali estremi, estremi rimedi, questa proprio non ci voleva, anche i pacchi per terra, coraggio! Tutti dentro, il tempo sarà preso quando chiudono la porta. Forza Emanuela! Ed è finita finalmente anche per Courmayeur. Non è stata quindi una manche troppo brillante per i nostri ragazzi, ma sentiamo i risultati. We're back on the arena, a lot of fun. Give all those competitors a round of applause. Come on, il giudice inglese e sempre il giudice italiano che stanno dando i risultati a Gennaro Olivieri. Anyway, here's proof positive, Gennaro. Yes, sir.
Ha avuto qualche guaio, dice Gennaro. La squadra di Courmayeur è arrivata proprio nel tempo limite, 2 minuti e 50 secondi. E la squadra invece olandese, 2 minuti e 9 secondi, quindi a pari merito con Aviemore. Quindi vediamo questo primo gioco subito con un ex aequo. 4 punti infatti a Aviemore. E 4 punti alla squadra di olimpionici olandesi. 2 punti a Bolivie Saint-Pierre. E alla simpatica Courmayeur un punto. E guardate che stupendo kilt. E chi lo indossa? Il nostro simpatico collega Michel Lemaire, il presentatore belga. Il presentatore belga che si accinge a presentare, come faremo tutti quanti uno alla volta nel Palazzo del Ghiaccio, le gare di questa sera. Ed ecco qui che non ci sono certamente feste natalizie se non c'è anche il rituale pupazzo di neve con la pipa in bocca e nessun riferimento a chi vi parla. In ogni modo vi posso dire senza meno che il pupazzo da costruire è composto di 5 pezzi: il corpo, la testa, la sciarpa, il cappello e la pipa. I ragazzi sono pronti e partono proprio i ragazzi nostri di Courmayeur e i ragazzi di Aviemore. Vedete che bisogna trascinare su questa piccola salita il corpo, piazzarlo in un contenitore, e l'hanno fatto velocemente a pari tempo tutte e due le squadre, ma gli inglesi hanno preso un piccolo vantaggio nel ritorno. Ora dovranno portare contemporaneamente la testa e il cappello, mentre la ragazza si preoccupa di mettere la sciarpa, che speriamo sia stata messa immediatamente. I nostri ragazzi sono Pierluigi Crispino, uno studente, Fabrizio Mazzola, e la ragazza è Cristina Manzoni. Hanno già piazzato la testa quasi gli inglesi, mentre un po' in difficoltà sono i nostri ragazzi di Courmayeur. Sono un pochino più piccini, hanno difficoltà a arrivare, diciamo, alla sciarpa. Mentre gli inglesi hanno già piazzato il cappello, perlomeno lo stanno per piazzare, però non si può mai sapere perché può scivolare indietro, può cadere, può far perdere tempo. Mentre i nostri sono ancora in difficoltà. In questo momento è stata messa la testa. Bisogna girarla. Stanno dicendo di girarla verso i teleschermi. Ecco che è stato fatto. Intanto la ragazza inglese è caduta la testa, proprio hanno perso la testa i nostri ragazzi di Courmayeur, ma speriamo che non la perdano dopo. Intanto hanno piazzato la pipa, che con un petardo ha dato il segnale di fine del gioco per i ragazzi di Aviemore, mentre i nostri ancora in difficoltà. D'altra parte è molto scivolosa questa testa di plastica. Sentite i suggerimenti dei colleghi che dicono andate piano. Ecco che la testa è stata piazzata, ma devono fare piuttosto velocemente perché sta per scadere il tempo limite. E guardate come potranno arrivare a piazzare quel cappello, non lo so, neanche se montano sulle spalle uno sull'altro in tre. Ma speriamo, peccato. È scaduto il tempo massimo, sono fuori il tempo massimo, quindi niente da fare per Courmayeur. 1 minuto e 13 secondi. Ed ora alla volta degli olandesi e dei belgi, Belgio e Olanda. Questo che vedete è proprio Anton Gesink, il campione di judo che ha vinto a Tokyo. L'altro concorrente invece, pensate che è Nico Kiotakis, che è un corridore automobilista. Il vantaggio leggero gli olandesi fino a questo momento. Eccolo qua il monumento proprio, questo è un monumento, guardate come. Però si prende il pezzo più leggero, il cappello, e lascia che la testa la porti Nico Kiotakis. Intanto si accingono a montare la testa i belgi, gli olandesi leggermente in ritardo fino a questo momento. Testa piazzata per i belgi, è la volta ora del cappello. È una difficoltà, c'è anche per loro, ma ecco qua, messa la pipa in questo momento, colpo secco e deve scoppiare il petardo, è scoppiato in questo momento per i belgi, mentre sono ancora in difficoltà gli olandesi.
che in questo momento hanno messo la pipa ed è scoppiata anche per gli olandesi. È stata più veloce della prima manche, la seconda. 1 minuto e 8 secondi per gli olandesi, i campioni olimpici. E 1 minuto per il Belgio però, velocissimi questi belgi. Molto bene i concorrenti di Bolivet Saint-Pierre. 4 punti ai belgi. 3 punti all'Olanda. 2 punti alla Gran Bretagna e 1 punto all'Italia, a Courmayeur. E guardiamo ora il tabellone, le brave ragazze stanno facendo la nuova classifica. Avimora 6 punti, 6 punti a Bolivet Saint-Pierre, 7 punti a tutti i campioni olimpionici olandesi e 2 punti a Courmayeur. Grazie. Siamo ora all'interno del Palazzo del Ghiaccio di Aviemore. È Dick Pascia che introduce il prossimo gioco, a cui parteciperanno 5 ragazzi e 3 ragazze. Sullo sfondo vedete proprio le ragazze di Courmayeur pronte. 2 ragazzi devono spingere una compagna di squadra su di una grossa pedana. I rimanenti altri 3 compagni guidano il percorso della ragazza facendo compiere a questa gigantesca pietra da curling un percorso a slalom. 1 punto per ciascun colpo di mazza a segno e 2 punti quando la ragazza taglia il traguardo. Attenzione, 3, 2, 1. Partiti, è proprio Courmayeur a iniziare. 1 colpo, 2 punti. Purtroppo questa ragazza è finita fuori segno, è già pronta la sua compagna a partire. 1, 2. Avviandosi alla porta, questa che vedete invece torna velocemente indietro perché ha preferito rinunciare. Ora sono ben 2 ragazze vicino sulla pietra da curling, vicino all'ultima pedana. Una è riuscita ad arrivare alla porta, ma non riusciamo a vedere se è riuscita a sorpassarla, quindi saranno i giudici a dire se ha realizzato i 2 punti oppure no. Ci sembra che una sia riuscita se non altro a soppassare la porta, comunque hanno compiuto se non altro i ragazzi del Monte Bianco un gioco veloce, si sono guadagnati diversi punti senza dubbio, anche se un gioco non è stato molto brillante, se tutti i percorsi non sono stati netti, e si sono guadagnati anche un bel applauso del pubblico. 12 punti realizzati per Courmayeur, vediamo come se la caveranno le altre squadre. I nostri ragazzi erano Maurizio Gattone, Giulio Vivaldi, Luigi Broglia, Fulvio Corri e Fabrizio Mazzola. Le 3 belle ragazze erano Barbara Pastarelli, Manuela Bertelli e Cristina Manzoni. Invece questa che vedete inquadrata è la Koch, la famosa campionessa di nuoto, pronta alla partenza. Ecco, 1 colpo, 2 punti, hai eliminata perché ha toccato un'asta della porta ed è già la seconda concorrente olandese. Vedete sulla pista, è stato inquadrato solo un attimo, il suo enorme compagno di gioco che la spinge. Non stanno andando troppo bene questi campioni olimpionici. Naturalmente se la ragazza posa un piede per terra è subito eliminata, deve ricominciare da capo. E di nuovo la Coca inquadrata sui vostri teleschermi. Guardate come si gettano le loro compagne di gioco in velocità. Questo colpo ci sembra ben assestato, infatti è la Coca che è riuscita a tagliare il traguardo. Non è che il percorso netto abbia un grande significato, intanto il tempo è scaduto in questo gioco, comunque sono sempre 2 punti e poi c'è la soddisfazione di essere riusciti a compiere un percorso netto. Il regista Bill Taylor segue sempre la Coca, un volto molto popolare a tutti gli sportivi.
14 punti per la squadra di campioni olimpionici olandesi, che quindi si sono comportati un po' meglio della nostra Courmayeur, senz'altro perché avevano un gioco molto veloce e sono quindi riusciti a realizzare più punti. Intanto ora sono pronti i concorrenti del Belgio di Volleville-Saint-Pierre. Lasciano la loro compagna di gioco. Come avete notato, la ragazza non è stata toccata da un rastrello, quindi in questo caso non ha perduto un punto, però nel compenso ne ha guadagnate due perché è riuscita ad arrivare alla porta. Questa è la seconda concorrente belga. È già la terza velocissima in pista. Ah, sono molto preparati questi concorrenti di Volleville-Saint-Pierre, ben decisi a farsi onore in questo gioco. Guardate, guardate con che tecnica, bravissima, è riuscita ad arrivare al traguardo, mentre questa sua compagna, questa biondina, si trova in difficoltà e decisamente la mandano fuori pista. Best at the moment, 16. Ci conferma Gennaro che il punteggio di Volleville-Saint-Pierre finora è il migliore, 16, quindi una gara brillante, effettivamente un punteggio brillante. Dall'ululato del pubblico avete capito che sono i concorrenti di Eve Morora sulla pista. Via! 2, 3. Passato il traguardo, è caduta un'asta, ma probabilmente i due punti saranno ugualmente validi. Sembra che questi ragazzi non abbiano fatto altro che giocare a questo gioco, tanto sono bravi. Una che va, l'altra che viene, altro centro. Stanno compiendo tutti i percorsi netti i concorrenti di Evimor, del resto giocano in casa e sono quindi leggermente favoriti. Questo è il loro palazzo del ghiaccio e qui naturalmente vengono anche a giocare spesso, qui si tengono anche delle partite di curling. Ecco, questa purtroppo non è riuscita a superare il traguardo. Senza dubbio avranno realizzato il miglior punteggio. Guardate questa graziosa scozzesina che sta tornando, mettendo la pietra del curling a posto. 19 per Evimor, e quindi Evimor è riuscita a superare i concorrenti di Volleville-Saint-Pierre, che pure si sono comportati così bene. Quindi abbiamo 4 punti per Evimor, 3 punti per Volleville-Saint-Pierre, 2 punti per la squadra di campioni olimpionici olandesi e per i nostri ragazzi del Monte Bianco solo un punto. E guardiamo un attimo allora alla fine di questo gioco il tabellone, che eccezionalmente per Natale è ornato da queste belle vallette. Abbiamo 10 per Evimor, 2 squadre a pari merito, il Belgio e l'Olanda, e terza 3 punti a Courmayeur. Intanto Dick Bascia dà la parola a Giulio Marchetti. Thank you very much, Dick. Cari amici, eccoci al quarto gioco, un gioco che questa volta è dedicato ai dolci delle feste. Noi abbiamo per esempio per Pasqua l'uovo di Pasqua. Questo è il cracker, è un tipico dolce inglese e infatti come l'uovo di Pasqua contiene una sorpresa al centro del dolce. Però questa volta la sorpresa non ci sarà perché avremo una gara di tiro alla fune per eliminazione. Quindi le squadre dovranno cercare di forzare la mano all'altra e portarsi più vicino alla linea di partenza dell'una o dell'altra parte. Noi siamo pronti. Comunque, ecco qui Gennaro, a te la parola. Sì. Anzi, il fischio. Attenzione, attention. 3, 2, 1. Partiti! Sono i concorrenti di Evaro in questo momento in quadrati. Contro di loro sono i concorrenti del Belgio. Guardate quanto tirano questi concorrenti di Volleville-Saint-Pierre.
I concorrenti di Aviemore non cedono, stanno per trascinarli. Quando il dolce si aprirà e vedremo un fumo, allora è il segnale della disfatta. Finito. Veramente entusiasmante questa prima manche, condotta dai belgi in una maniera fenomenale, dall'Olanda veramente, dai belgi esatto, in una maniera fenomenale. In ogni modo sentiamo il risultato da Gennaro. Yes, Belgium is the winner and Great Britain is the loser. Il Belgio è il vincitore di questa prima manche e l'Inghilterra è la perdente. Quindi adesso avremo la nostra Courmayeur contro i colossi, chiamiamoli proprio così, colossi olandesi delle stelle olimpiche. Siamo pronti per il seconda, per la seconda manche. Attention. 3, 2, 1. Erika Tempstra, Adra Koch, Anton Hensi ed Hafrel contro i nostri ragazzi di Courmayeur che sono Fabrizio Massola, Giulio Vivaldi, Raffaella Locatelli, Emanuela Palazzoli. Ahimè, se li stanno strascinando via, uno è persino caduto. Peccato. Indubbiamente per la nostra, per i nostri ragazzi di Courmayeur è stata una disfatta che bisogna giustificare, sono leggerini veramente, sono giovani e leggeri, mentre gli olandesi sono veramente delle edicole proprio, sono dei monumenti. Yes, then Holland is the winner and Italy is the loser. Quindi Olanda ha vinto e l'Italia purtroppo in questo caso ha perso. In ogni modo adesso abbiamo un'altra manche ed è precisamente fra gli italiani ancora e questa volta gli inglesi per disputarsi la finale per il quarto e il terzo posto. Siamo pronti? Attention, 3, 2, 1, partiti! Ecco i ragazzi di Courmayeur che corrono, afferrano la corda, cominciano a tirare, ma è Aviemore che riesce a trascinarli e hanno vinto. Non c'era niente da fare per i nostri ragazzi di Courmayeur, troppo leggerini veramente. Quindi sentiamo da Gennaro. Yes, we put Italy at the place 4. Al quarto posto Courmayeur, Italia. And Great Britain at the third place. E Aviemore, Inghilterra, al terzo posto. Ed ora eccoci per la finale per il secondo e il primo posto fra Belgio e Olanda. Siamo pronti, Gennaro. Attention, 3, 2, 1. Ecco i colossi olandesi di nuovo all'attacco. Riuscirà Volibus Saint-Pierre a battere questi campioni olimpionici? No, se li stanno trascinando via come una passeggiata. Hanno vinto. Non c'era proprio niente da fare. Questi olandesi erano veramente fortissimi. Gennaro. We put Belgium at the second place. Il Belgio, Volvé, Saint-Pierre al secondo posto. And the Netherlands at the first place. E Olanda, tutti i campioni olimpionici al primo posto. And the points. Netherlands, 4 points. 4 punti all'Olanda. Belgium, 3 points. 3 punti al Belgio. Great Britain, 2 points. 2 punti alla Gran Bretagna. And Italy, 1 point. E alla nostra simpatica e brava Courmayeur, 1 punto. E guardiamo adesso un momento il tabellone e vediamo che 12 punti sono a Volvé Saint-Pierre, 12 punti a Aviemore, 13 punti agli olandesi e 4 punti a Courmayeur. Quindi questa è la situazione al momento attuale, conduce l'Olanda. E passiamo senz'altro la parola al nostro caro e simpatico amico Eddie Waring. Well, thank you very much. Bene, questo non è Eddie Waring, eh? È un grosso pupazzo che rappresenta un enorme sciatore che dovrà essere preso a pallate di neve. Sulle spalle porta delle sagome, altrettanti bersagli cosparsi di punte acuminate su cui dovranno infilzarsi le palle di neve che in realtà ne saranno di polisterolo. Questo grosso pupazzo sarà spinto per la prima volta dai 2 concorrenti olandesi. Gioca la squadra di Aviemore
E intanto Eddie vi sta mostrando le palle che devono essere infilzate. Beh, speriamo che questa volta Courmayeur si faccia onore. Parliamo di neve e quindi, come sapete, a Courmayeur si scia anche d'estate sui ghiacciai del Monte Bianco. E Courmayeur poi ha una delle stazioni sciistiche d'Europa più attrezzate, con impianti funivari d'avanguardia. E poi i nostri ragazzi sono anche dei bravi pattinatori. Partiti con un leggero vantaggio i concorrenti olandesi, perché devono portare questo grosso pupazzo, è difficoltoso. Ed ecco che arrivano i concorrenti di Evermore, che cominciano a lanciare le palle. Ne hanno già piazzate 6. Comunque sarà difficile da parte nostra seguire il conteggio, perché le palle possono essere piazzate da entrambe i lati delle sagome. Vedete che i concorrenti devono fare il giro della pista una volta prima di poter lanciare le palle, questo per dare un leggero vantaggio alla squadra avversaria, che dovendo trascinare questo grosso pupazzo è decisamente in svantaggio. Eccolo sotto bersaglio, riprendono a fuggire i campioni olandesi. Stanno andando molto bene i concorrenti di Evermore, ma intanto il tempo è scaduto. E ora la volta proprio dei ragazzi di Courmayeur, che sono Pierluigi Crispino, Fulvio Corri e Ricky Campisi. Ecco Gennaro intanto che sta arrivando e ci darà il risultato. Quante palle di neve hanno colpito il povero sciatore? Sta dicendo ce n'erano due nell'altro lato della sagoma. Quindi 12 palle di neve sono giunte a segno. Ed ora la volta di Courmayeur. La squadra avversaria in questo caso è Vulvus Saint-Pierre. Eccoli, sono proprio inquadrati i due concorrenti del Belgio. Tra qualche secondo udrete un secondo fischio. E sono scattati per Luigi Crispino, Fulvio Corri, Ricky Campisi. Guardate come vanno veloci, come pattinano bene. E invece i concorrenti belgi cercano, con questi movimenti, di ostacolare il loro tiro. Ora devono compiere un giro di pista come naturalmente gli altri e poi potranno cominciare di nuovo a lanciare le palle. Eccoli, benissimo, guardate come stanno andando bene. Ecco, questo senza dubbio è un gioco che richiede abilità nello skate patinare, e vedete che i nostri ragazzi sono velocissimi, leggeri, e senza dubbio sarebbero stati favoriti se vi fossero stati giochi cui chiedevano più destrezza e meno forza. Questo anche perché sono giovanissimi e velocissimi. Il pubblico segue, fa tifo per i ragazzi del Monte Bianco. Intanto il gioco è finito, che si sono guadagnati la simpatia di tutti. C'è stato anche un festoso scambio di grolle, il simpatico segno dell'amicizia di Courmayeur. Sentiamo ora cosa hanno realizzato. Ecco, anche per Courmayeur 12 punti. Peccato, avevano fatto una bellissima gara, speravamo in un punteggio migliore, ma bravi comunque ai ragazzi di Courmayeur. E ora la volta dei campioni olandesi. Rivediamo inquadrato il pupazzo. E per l'Olanda avremo Arjen Kline, Jan Bolz e Niko Chiotakis, di origine greca naturalmente, come dice il suo nome. Sono i concorrenti di Evermore questa volta che debbono spingere il pupazzo, un compito piuttosto ingrato, e sono già raggiunti dai campioni olandesi, che attaccano le palle come se attaccassero proprio un cappello. Del resto sono altissimi e se lo possono permettere. Cercano i concorrenti di Evermore, come vedete, di guadagnare un vantaggio per rendere più difficile il compito ai loro avversari, ma sono velocissimi e sono già di nuovo all'attacco. Naturalmente se le palle cadono per terra non le possono raccogliere, così è stata stabilita questa regola di gioco. Devono prendere solo le palle dal recipiente posto
su di una pedana. Da questo recipiente, precisamente. Il pubblico incita naturalmente alla fuga i ragazzi di Aviemore. Nel frattempo il tempo è scaduto. Senza dubbio hanno condotto anche gli olandesi una bella gara, ma non ci sembra che abbiano realizzato un punteggio alto. Ma naturalmente dobbiamo sempre aspettare la conferma da Gennaro, che arriva velocissimo pattinando. Gennaro Olivieri è stato per anni arbitro di hockey su ghiaccio e quindi pattina benissimo. Undici punti per la squadra di campioni olimpionici olandesi, quindi ci rallegriamo per Courmayeur, che è ancora al primo posto, sia pure ex aequo con Aviemore. Tocca ora a Volvieux Saint-Pierre e sono inquadrati invece i ragazzi di Courmayeur, che questa volta hanno il compito di spingere. Partiti. E adesso all'attacco sono i ragazzi di Volvieux Saint-Pierre. Che palla, come vedete, lanciata in fretta e ricaduta per terra. Questo addirittura è caduto. Non si possono raccattare le palle cadute, ripeto, quindi devono ritornare indietro. Questo ha già compiuto un giro di pista. I nostri ragazzi stanno fuggendo, stanno conducendo una bellissima gara. Spingono in su e giù nella foga. Vivaldi è persino caduto. E dire che i ragazzi di Volvieux Saint-Pierre sono molto aggressivi, riescono con i movimenti che compiono a mettere in difficoltà gli avversari, che pure hanno dimostrato un'aggressività. Bellissima gara dei ragazzi di Courmayeur, complimenti vivissimi in tutte e due, sia come difensori sia come attaccanti. Sentiamo adesso la conferma di questa bellissima gara compiuta da Courmayeur. 7 punti per Volvieux Saint-Pierre, quindi l'Italia si è guadagnata 4 punti, sia pure ex aequo con Aviemore. 4 punti per Aviemore. 4 punti per Courmayeur, bravi. 2 punti per la squadra di campioni olimpionici olandesi. Belgium, one point. E un punto per Volvieux Saint-Pierre. Guardiamo quindi un attimo il tabellone e vediamo in questo momento le vallette stanno aggiustando i risultati. In testa Aviemore con 16 punti, seguita dalla squadra olandese con 15, terza Volvieux Saint-Pierre con 13 e la nostra Courmayeur 8 punti. Ed ecco che la parola la prende questa volta il nostro collega Michel Lemaire, che vedete ci espone, ci fa vedere un meraviglioso salmone, e il salmone da queste parti lo si pesca molto facilmente e molto bene, perché il fiume Spey, che passa proprio lungo la valle dove è adagiata Aviemore, è ricco di salmoni. Quindi il gioco dei salmoni: 3 pescatori dovranno lanciare a delle ragazze dei salmoni, queste ragazze lanciate sopra ad un disco da hockey, un pochino ingrandito logicamente, dovranno cercare di recuperare i salmoni e portarli al traguardo finale ed appenderli. Ci auguriamo che il gioco possa riuscire molto bene, ed sono proprio i concorrenti di Aviemore i primi ad eseguire la gara. Vedete il lancio della ragazza, il salmone che arriva a destinazione, lo stacca, ne stacca un secondo e ne ha staccato un terzo. Bravissime queste pescatrici di salmone, ma questa partita è già vuota perché ancora non sono stati recuperati i... Ah, però fatti in tempo a recuperarne uno. Ne ha recuperato uno. Un altro. Veramente un'ottima pesca quella delle ragazze di Aviemore. Per questa concorrente, scusate, eccone un altro recuperato,
Ah, questa volta il salmone ha pescato lui, perché ha trascinato la ragazza sul ghiaccio. In ogni modo è un viaggio quasi a vuoto, ma è finita per tutti. Quindi sentiremo ora da Gennaro Olivieri il risultato di questa manche dei concorrenti di Aviemore. Veniamo da due saluto del il risultato secondo a pesce e fuori al più comandotale sono gli specialisti. Cinque salmoni recuperati dalla squadra di Aviemore ed è la volta ora dei nostri ragazzi di Courmayeur, Fattore Maurizio, Luigi Broglia, Fabrizio Mazzola, Giulio Vivaldi, Fulvio Corri. Invece le ragazze sono Emanuela Bertelè, Emanuela Palazzoli, Raffaella Locatelli ed Emanuela Gaia. Intanto ne ha recuperati due la nostra brava ragazza di Courmayeur. Ed è ancora uno valido, in ogni modo stanno facendo una buona gara anche in questo gioco le nostre ragazzine di Courmayeur, niente da fare, devono ritornare indietro e ripartire. Eccone un altro recuperato, no, perso purtroppo, ma questo non è certamente perso. E la ragazza corre immediatamente ad appenderlo. Buona pesca per le ragazze. Per le ragazze di Courmayeur. Ah, peccato, non è arrivata ad appenderlo, quindi non può valere. Quindi sono quattro. No, tre, credo. E bien voilà, le risultati d'Italie, Gennaro, de Courmayeur. Yes, we had to take off one fish, which was not correct. Ecco, un pesce è stato lanciato ed ha preso non correttamente, quindi sono solo tre i salmoni recuperati da Courmayeur. E la terza manche. E qui adesso noi troviamo i concorrenti olandesi. 3, 2, 1. Uno recuperato per gli olandesi, per il momento, in ogni modo possiamo dire che ce l'hanno messa tutti i nostri bravi ragazzi di Courmayeur, di questa bellissima città che dispone, che è senz'altro la località sciistica meglio collegata delle Alpi, con un'autostrada che la collega poi al resto dell'Italia, il traforo del Monte Bianco. In ogni modo fino a questo momento le olandesi sono riuscite a recuperare solamente due pesci. Niente da fare per le olandesi che di solito sono fortissime. Ci pare che un pesce sia stato eliminato, quindi pensiamo che sia solamente un pesce quello conquistato dai campioni olimpionici olandesi. Pour la Dutch All Stars et nous donnons tout de suite les résultats généraux. We had in that case to eliminate three fishes, then we kept only. Hanno dovuto eliminare tre pesci e quindi solo un pesce per la squadra olandese. La façon dont c'est n'était pas bonne. Ed è la volta ora dei Belgi. Ed è una squadra veramente molto agguerrita quella dei Belgi. Quindi vediamo che cosa sapranno fare questi ragazzi di Voluvet Saint-Pierre. Loro hanno la Voluvet e là c'è anche il salmone, ci diceva prima Michel Lemaire. Niente da fare in questo primo lancio. Niente neanche nel secondo e la ragazza ha avuto un tentativo di tuffo, uno è recuperato, due sono recuperati, tre recuperati, bel colpo! Beh, come pescatrice questa non c'è male.
intanto vedete che ci sono le ragazze che stanno agganciando dei nuovi pesci. Ah! Ma bisognerà vedere che cosa è successo, perché vediamo... Ah, niente! È finito anche per i belgi e non ci sembra che abbiano conquistato... Ecco che c'è una spiegazione del giudice di campo inglese e sentiamo ora il risultato. 3 pesci per il Belgio. I punti. 4 punti a Aviemore, Inghilterra. 3 punti a Courmayeur. Belgium exequo 3 points. Exequo 3 punti anche per il Belgio. E 1 punto all'Olanda. Vediamo ora il tabellone. Ecco qua le simpatiche ragazze addette al punteggio. Per Aviemore sono 20 punti. Sono solamente 11 per Courmayeur, 16 per Volvet-Saint-Pierre, 16 anche per i campioni olimpionici olandesi. Quindi passa la parola a Dick Pasquier. Ecco il presentatore olandese che presenta questo gioco, ed è un gioco, diciamo, da bambini. È il salto alla corda, ma in questo caso la corda la si può saltare o passarvi sotto. Dovranno passare sotto questa corda 2 ragazze, ed è precisamente le ragazze di Courmayeur in questo caso che affrontano la prima manche, e portare dei palloncini che metteranno dentro la calza di Natale, che è piazzata, eccola qua, la vedete inquadrata proprio in questo momento. Queste calze di Natale dovranno raccogliere più palloncini possibili, e sono proprio le nostre ragazze di Courmayeur che lo stanno affrontando, e sono i concorrenti, sono Ricky Campizzi, Luigi Broglia, Fulvio Corri, Maurizio Fattone. No, non è buono, non può rimetterlo, deve eliminarlo, vedete il giudice di campo. Ah no, no, è buono. Niente, non c'è niente da fare, ne hanno voluto perdere uno per la fretta. In ogni modo le ragazzine stanno procedendo, 2 palloncini alla volta, come vedete. Emanuele Pazzolla, Palazzoli, Barbara Pastorelli, Cristina Manzoni, Manuela Bertelè. Ecco che stanno passando sotto le ragazze, ne hanno recuperato 4 fino a questo momento. La piccola ha sbagliato il passaggio, quindi direi di ripeterlo. Stanno bene le nostre ragazzine, che in fatto di pattinaggio sono molto molto brave, sebbene siano giovanissime. Sono tutte 16-17 anni. È finita in questo momento la manche per l'Italia. Per Courmayeur sentiamo quanti sono i palloncini recuperati. 3. E qui veramente non possiamo dire che sia andata molto bene. Italy, we have 7 balloons. 7 palloncini per Courmayeur. Ed è la volta ora della squadra olandese. Abbiamo proprio tutti i campioni qui, da Jan Janssen che fa girare la corda, alla Kok, la campionessa 2 volte medaglia d'oro alle Olimpiadi nel nuoto a farfalla. Quattro sono i palloncini per ora recuperati dagli olandesi. E pensiamo che ci sia tutta la squadra, dal ciclismo, da Piet van den Lans a Arie Klein, Jan Bols, Anton Gesink, che è stato il campione di judo. In ogni modo il punteggio dell'Olanda è senza dubbio superiore a quello di Courmayeur, ma in ogni modo nel pattinaggio e nel gioco precedente sono stati veramente molto bravi, e potrebbero esserci ancora delle sorprese da parte dei nostri bravi ragazzi italiani. Cross il bottino, ah niente, non sono validi gli ultimi 2 di disappunto della ragazza olandese, che ha mancato di mettere gli ultimi 2 palloncini. In ogni modo complimenti del
allenatore. 12 i palloni recuperati dall'Olanda, quindi 5 più di Courmayeur. Ed è la volta oggi adesso del Belgio di Volivet Saint-Pierre. Attention, 3, 2, 1. Partiti i belgi. Ottime pattinatrici anche le ragazzine belghe. E sono 4 i palloncini recuperati fino adesso. Veloci. E diciamo pure in sincrono anche i ragazzi che agitano i festoni. E sono 8 i palloncini. Molto bene vanno le belghe. Cercano assolutamente di battere le olandesi. C'è una certa rivalità, bisogna riconoscerla. È finito il gioco anche per le ragazze belghe. Quindi Volivet Saint-Pierre ha fatto certamente un ottimo bottino di palloncini. Sentiremo ora da Gennaro Olivieri. 12 i palloncini recuperati da Volivet Saint-Pierre, uguale all'Olanda. E per ultimo la Gran Bretagna, Abby Moore. Attention, 3, 2, 1. Ecco qua la squadra di casa. Molto ben allenata, indubbiamente. Guardate come ce la mettono tutte queste ragazze di Aviemore. Anche queste bisogna riconoscere, sono giovanissime. Ma un pochino più lente, pensiamo. Guardate come ce la mettono tutto. Però indubbiamente non faranno un gran punteggio nei rapporti degli olandesi e dei belgi. È finita anche per Aviemore. Quindi sentiamo ora il punteggio che viene portato a Gennaro Olivieri dal giudice di campo olandese. Oh, abbiamo 3 ex aequo, 12, 12 e 12 palloncini. I punti. 4 punti all'Olanda. 4 punti al Belgio. 4 punti per la Gran Bretagna e un punto per Courmayeur. Però bisogna anche riconoscere che questi ragazzi, con i sorteggi fatti all'ultimo momento, si sono trovati un pochino svantaggiati, soprattutto perché erano preparati soprattutto per giochi sul ghiaccio e non giochi di forza. E questo dimostra anche la, diciamo così, la correttezza dei... Oh, ecco il punteggio, sta guidando Aviemore con 24 punti, a 20 punti pari merito Olanda e Belgio e a 12 punti. Ultimo gioco alle mie spalle, 4 alberi di Natale festosamente addobbati. Manca però una cosa molto importante, mancano i regali. Infatti da ciascun albero pendono 5 reti vuote che dovranno essere riempite da 5 pacchi che saranno portate da 4 belle ragazze trasportate su una slitta da 4 papà Natali. Un gioco contemporaneo di velocità e di basket. Vieni Gennaro? Sì. Che eleganza Rosanna stasera. Grazie. Attention, 3, 2, 1. Sono partiti i Babbo Natale con le slitte. Si recupera il primo palloncino. Ci sono delle cesti che sono piuttosto... Ci
sono dei gesti, la nostra ragazza italiana, e precisamente Raffaella Locatelli, ha tentato di lanciare il palloncino in alto perché è la posizione più difficile, e intanto stanno guadagnando tempo invece gli altri concorrenti. La nostra slitta ha fatto volare via i giocattoli e i regali dei concorrenti belgi. In ogni modo sta procedendo molto velocemente il gioco, vedete come corrono, e hanno commesso una piccola ingenuità i nostri ragazzi italiani, e cioè hanno tentato di piazzare il regalo sul cesto più alto, il che è una cosa piuttosto difficile, che può riuscire una volta su 10. In ogni modo vediamo adesso come procedono le gare. Il caposquadra Oriano Rosaria è quello che piazza i regali sul festone, mentre Pierluigio Crispino è alla slitta. Stanno per terminare il gioco sia gli olandesi che ha finito in questo momento la Gran Bretagna. Un pochino in ritardo i nostri ragazzi di Courmayeur, senza dubbio. Quattro sono piazzati e sta per scadere il tempo, quindi bisognerà cercare di fare il più presto possibile per poter recuperare l'ultimo regalo, ed è leggermente in ritardo proprio Courmayeur. Speriamo che Raffaella Locatelli riesca. Ecco un altro, ecco quello dell'Olanda che è stato piazzato. Ed ora vediamo che cosa riuscirà a fare Raffaella Locatelli. Peccato, ha toccato sul bordo e non è riuscito a entrare, niente da fare, ma anche i belgi sono in difficoltà, quindi un punto ancora si potrebbe recuperare, niente da fare. Sentiremo ora il risultato. Speriamo si che consulta. I pacchetti siano giunti tutti a destinazione, ancora non lo sappiamo. Speriamo che qualcuno non sia rimasto senza doni. Certo che mai recapito postale è stato seguito con tanto tifo e con tanto interesse. Allora, Gennaro, questi risultati. Rosanna, two teams could not put five boxes. We have for Belgium four boxes. Due squadre non hanno potuto mettere tutte le scatole, quindi contiamo 4 scatole per Volvus Saint-Pierre. Yes, and Italy 4 boxes. E purtroppo anche 4 scatole per Courmayeur. Invece sono arrivate in tempo massimo. Now, two teams with 5 boxes, the time for Holland. 2 minutes 9 seconds. Per Olanda 2 minuti e 9 secondi, perché tutte le 5 le scatole sono state recapitate, quindi il tempo 2 minuti e 9 secondi. For Great Britain 2:05. E per Aviemore 2 minuti e 5 secondi, quindi il miglior tempo anche in quest'ultimo gioco. Sentiamo quindi i punti. The points, Great Britain 4 points. 4 punti a Aviemore. Netherlands 3 points. 3 punti alla squadra di campioni olimpionici olandese. Belgium 2 points. Volvus Saint-Pierre 2 punti. And Italy also 2 points. E 2 punti a Courmayeur. Guardiamo per un'ultima volta il tabellone insieme. E vediamo. Aviemore 28 punti, Volvus Saint-Pierre 22, Courmayeur 14, la squadra di campioni olimpionici 23. So Aviemore are the winners. Ecco che ha vinto Aviemore questa edizione di Giochi sotto l'albero 1974, ha vinto con 28 punti e ha battuto Volvus Saint-Pierre, tutte le stelle olimpioniche olandesi e purtroppo anche la nostra Courmayeur. In questo momento vedete inquadrata un'ambulanza per diciamo il recupero degli incidenti o degli accidentati sulle montagne. E ecco qua delle ragazze che scendono per portare un regalo alla squadra vincente, che è proprio quella di Aviemore, ed è una bottiglia immensa di whisky che viene consegnata al caposquadra della squadra di Aviemore. Tutti contenti e felici
per diciamo la vittoria, per il regalo, e adesso decideranno di andarsela a bere tutti insieme fuori all'aperto. E voi vedete in mezzo a tutta questa gioiosa situazione di tutte le squadre, perché non ha importanza chi ha vinto, se ne vanno all'aperto, e noi ci congediamo con queste immagini porgendovi i saluti di Rosanna Vaudetti. Giulio Marchetti vi saluta e vi augura buonanotte.